Buongiorno a tutti, sono l'ingegner Roberto Pancotti, libero professionista, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna e referente nella commissione forense e nella commissione estimo immobiliare. Come ho precisato nella presentazione, oggetto del mio intervento sarà la stima delle cave in ambito espropriativo. Faccio presente che il caso di riferimento è reale. Mi è sembrato interessante ed utile in questo seminario, tra tanti temi forensi nell'ambito estimativo, proporre un particolare caso di determinazione di indennità definitiva di espropriazione accertata in base al DPR 327-2001, il cosiddetto testo unico sugli espropri. L'argomento ha spunti sia giuridici che tecnici estimativi particolari, che evidenziano l'importanza della formazione estimativa in procedimenti giudiziari che interessano in modo specifico i consulenti tecnici esperti nella materia estimativa. Purtroppo questa materia, che è assai emarginata, è poco approfondita nei corsi universitari. Il caso in esame riguarda l'esproprio di un fondo ritenuto dall'ente espropriante che aveva la finalità di realizzare un'importante arteria viaria pubblica come agricolo e di contro dalla società proprietaria espropriata un terreno patrimonio strumentale alla propria attività, trattandosi di un giacimento con accertate potenzialità estrattive, terreni per cave, di materiali idonei per la costruzione. Sulla base di queste due contrastanti visioni del bene, mancando l'accordo tra le parti, è sorto un contenzioso per la determinazione definitiva della relativa indennità, che ai sensi dell'articolo 21 del citato testo del DPR 327-2001 ha comportato la nomina da parte sia dell'autorità espropriante sia della società espropriata, proprietaria, di un proprio tecnico di fiducia e da parte del presidente del Tribunale Civile, la cui circoscrizione si trovava il bene, la designazione del terzo tecnico tra professori universitari proprio di estimo. La nomina dei tre distinti esperti della materia estimativa ha comportato nella fattispecie un confronto estremamente costruttivo incentrato sull'analisi e l'approfondimento sia di temi tecnici che di aspetti giuridici. Si riportano di seguito alcune sintetiche precisazioni riguardanti il caso in esame. Alla fine degli anni 90, una importante società diffusa sull'intero territorio nazionale, avente per oggetto sociale la coltivazione di cave, miniere e giacimenti di ghiaia, sabbia e materiali lapidi in genere, aveva acquistato un ampio fondo agricolo di oltre 30 ettari per la presenza nel sottosuolo di un giacimento con materiali di particolare qualità, costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie, con presenza di ciottoli e da un banco uniforme senza presenza di lenti argillose, come riscontrato dalle indagini geologiche eseguite ed in particolare nella prospezione geoelettrica redatta in epoca antecedentemente all'acquisto. Trattavasi pertanto di un giacimento che aveva costituito patrimonio strumentale della società stessa, leader in Italia nella produzione di materiale da costruzione per la sua presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, con cave, impianti di selezione e lavorazione di inerti ed impianti di betonaggio. In relazione proprio alle caratteristiche del bene, nella prima metà degli anni 2010, l'ente espropriante ha predisposto, ai fini della realizzazione di un'importante arteria viaria pubblica, gli atti necessari all'acquisizione del fondo in oggetto. Quindi vi è stata l'approvazione del progetto preliminare e successivamente di quello definitivo dell'opera pubblica, la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e conseguente automatica variazione degli strumenti urbanistici, tra cui è rientrata anche l'approvazione del piano cave di prestito, comprendente ovviamente anche il giacimento estrattivo della società proprietaria, nonché l'autorizzazione della relativa attività a seguito del parere positivo di VIA, nonché i decreti di occupazione d'urgenza, eccetera. L'ente espropriante ha proposto al proprietario del bene un indennizzo assimilabile al valore agricolo del fondo e pertanto la proprietà, ritenuta l'entità proposta inaccettabile,
ai sensi dell'articolo 21 del DPR 327 del 2001, ha nominato un tecnico di propria fiducia, altrettanto ha provveduto a fare l'autorità espropriante, e quale terzo tecnico il presidente del tribunale competente ha indicato un professore universitario di estimo. Va premessa una rilevante puntualizzazione. La cava, come è noto, ricomprende oltre al soprasuolo il giacimento estrattivo, che è un bene immobile produttivo. Il materiale di cava, sino a che non venga estratto, fa parte del bene immobile giacimento. Dopo la separazione, i materiali estratti divengono frutti naturali. Il bene cava presenta una propria autonoma connotazione, costituita dal giacimento estrattivo, separato e autonomo rispetto al soprasuolo, dalle aree soprastanti e sottostanti al giacimento stesso. Destinatari della procedura espropriativa possono conseguentemente essere il giacimento in tutto o in parte, al solo fine della sua coltivazione al servizio della realizzazione dell'opera pubblica, oppure il giacimento stesso e le pertinenti aree di proprietà nel soprasuolo e al di sotto della cava. Nel primo caso, al proprietario viene sottratto solo il materiale estratto dal giacimento di cava o una parte di esso, mentre mantiene la proprietà sia sul soprasuolo sia sul sottosuolo sottostante il giacimento espropriato, oppure per la sua parte residua. L'espropriazione, quindi, in tal caso, ha un effetto temporaneo e non è definitivo, con esclusivo riferimento al materiale estratto dal giacimento. Nel secondo caso, invece, l'intera proprietà, quindi la parte di giacimento utilizzata per l'estrazione in quanto autorizzata quale cava di prestito, la porzione residua dello stesso, nonché il soprassuolo e gli eventuali beni e i manufatti esistenti, viene integralmente sottratta coattivamente al soggetto espropriato. Pertanto i relativi indennizi devono essere calcolati tenendo conto delle differenze sopraindicate, come riscontrabile nel caso che ci interessa. Configurandosi il giacimento come un bene produttivo strumentale all'esercizio dell'attività aziendale, lo stesso deve essere indennizzato sia per la parte del materiale effettivamente estratto, sia per la parte residua che, pur potendo essere ancora scavata ed utilizzata, è stata sottratta alla proprietà con la definizione del procedimento espropriativo. Pertanto, l'indennizzo, che come noto deve rappresentare un serio ristoro per l'ablazione del bene, deve essere parametrato sia alla capacità estrattiva dell'area e quindi al reddito prodotto e producibile sino all'effettivo esaurimento del giacimento, avuto riguardo alla produttività della cava, alle sue specifiche possibilità di sfruttamento e al valore di mercato del materiale estratto all'epoca dell'esproprio, sia ai proventi che l'espropriato, in quanto titolare della cava, nell'esercizio della propria attività, sarebbe stato in grado di ricavare in una libera contrattazione di mercato per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva, se il bene non gli fosse stato espropriato. L'indennizzo così determinato risulta dovuto anche laddove l'esercizio della specifica attività, mediante la quale il valore patrimoniale costituito dal giacimento si converte in reddito, sia condizionato ad una autorizzazione amministrativa, e che di tale autorizzazione il proprietario non sia munito al momento dell'occupazione delle aree. Una situazione di tal genere, infatti, non fa venir meno l'utilità economica del bene, apprezzabile come tale sia nella prospettiva del proprietario sia in quella di terzi, e non esclude che la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione assuma un concreto significato quale motivo di appetibilità e quale unità di misura del valore venale del bene, del quale il proprietario abbia a compiere legittimi atti di privatistica disposizione, non preclusi dal difetto dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività. In altri termini, la liquidazione dell'indennità di espropriazione sulla base del valore venale del bene cava non esige né che l'attività estrattiva abbia già avuto inizio, né che la stessa sia stata autorizzata. Si ritiene opportuno in questa sede precisare come nella presente trattazione si sia volutamente tralasciato di indicare le modalità di determinazione di altri tipi
di indennizzi, quali ad esempio quelli relativi al soprassuolo, ai manufatti, al bene residuo, eccetera, accertati nello specifico caso reale esaminato, per concentrare l'attenzione sul tema espropriativo riguardante il giacimento di una cava. Si passa ora alla determinazione dell'indennizzo. In primo luogo è necessario ovviamente individuare la data di stima. Si precisa che la data di riferimento della stima, come richiamato dall'articolo 32 del DPR 327 del 2001, è la data di emanazione del decreto di esproprio. Pertanto, sono state traguardate a tale epoca le caratteristiche del bene. Si analizzano a questo punto le aree oggetto del decreto di esproprio, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 327 del 2001, interessate dalla presenza nel sottosuolo di un giacimento di cava direttamente utilizzata dall'autorità espropriante per la realizzazione dell'opera pubblica. In particolare, le indagini geologiche effettuate sui suoli in questione avevano evidenziato, come già precisato, la presenza nel sottosuolo di un giacimento con materiale di ottima qualità. Le medesime indagini avevano indicato una potenzialità estrattiva del giacimento di cava sino a una profondità di circa 40 metri al di sotto del piano di campagna. La cava aveva costituito sino all'esproprio patrimonio strumentale della società, che aveva acquistato i relativi terreni proprio al fine di un successivo sfruttamento estrattivo del giacimento, nell'ambito proprio della specifica attività d'impresa. Le caratteristiche e la consistenza del sito trovavano conferma nella circostanza che successivamente alla presa in possesso, l'ente espropriante ha utilizzato la cava per l'estrazione di inerti da destinare alla realizzazione pubblica dell'opera pubblica sino a una profondità di 25 metri. Esaminiamo ora lo specifico quadro normativo di riferimento. Per giurisprudenza ormai consolidata, i giacimenti di cava costituiscono beni immobili a carattere produttivo, distinti e autonomi rispetto al soprassuolo. Per tale ragione, l'indennizzo di tali beni deve essere determinato in funzione del relativo valore di mercato venale. In proposito, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite del 5 marzo 2014, la numero 5088, e quella del 16 marzo 2010, numero 6309. Quanto alle concrete modalità di determinazione di tale valore, la giurisprudenza ha individuato lo specifico parametro che fa riferimento alle capacità estrattive dell'area e quindi al reddito prodotto e producibile per tutto il tempo della prevista utilizzazione del materiale, sino all'estinzione del rapporto o all'esaurimento effettivo ed economico del giacimento. Ha avuto ovviamente riguardo alla produttività della cava, alle sue specifiche possibilità di sfruttamento e al valore di mercato del materiale anzidetto all'epoca dell'esproprio. In merito, come detto, vi è la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite 5088 del 2014 e anche quella della sezione prima, numero 16983 del 2006. Tale criterio è stato meglio esplicitato dalla dottrina nell'ipotesi nella quale l'autorità espropriante abbia utilizzato direttamente il materiale estratto ai fini dell'esecuzione dell'opera pubblica ed abbia conseguito un vantaggio del tutto paritetico al danno patito dal soggetto espropriato, dovendosi in tali specifici casi fare riferimento al valore del materiale ricavato a seguito dell'esproprio, sotto ovviamente deduzione dei costi di estrazione e di recupero ambientale. Si esaminano a questo punto le assunzioni ai fini del calcolo dell'indennizzo. Vediamo gli aspetti generali. L'individuazione del valore venale di un bene immobile avviene generalmente, come a tutti noto, attraverso due possibili distinti procedimenti, e precisamente quello sintetico e quello analitico. Il primo, quello sintetico, si basa sulla comparazione. Il secondo, quello analitico, giunge al valore ricercato ricostruendo il processo attraverso il quale si origina il valore del bene e pertanto necessita della determinazione di diversi elementi, sia tecnici che economici. Nella fattispecie non si è ritenuto applicabile con un sufficiente grado di attendibilità
il procedimento sintetico per la mancanza all'epoca della stima di beni con caratteristiche assimilabili a quello in esame. Si è ritenuto pertanto che il metodo maggiormente idoneo per poter esprimere un corretto valore dei suoli in questione fosse il procedimento analitico per flussi di cassa, cosiddetto DCF, Discount Cash Flow, che si incentra sulle diverse fasi di uno specifico progetto elaborato nell'ipotesi di possibile sfruttamento a cava di materiali inerti dei terreni in questione. In particolare, il criterio si basa sul presumibili flussi di cassa netti generati dal cespite considerato entro un periodo di tempo, opportunamente ovviamente attualizzati. Tale procedimento, utilizzato da tempo sia a livello nazionale che a livello internazionale, trova il suo fondamento nel concetto che il valore di un bene è funzione diretta dei benefici economici che dallo stesso verranno generati. In particolare, l'approccio finanziario si compone indicativamente di 5 fasi operative. La prima, la definizione del tipo di relazione che lega il valore del bene e i suoi benefici economici attesi. La seconda, la definizione dell'orizzonte temporale di riferimento. La terza, la determinazione dei flussi di cassa attesi. La quarta, la determinazione del tasso di attualizzazione. La quinta, la determinazione del valore finale residuo. In merito al primo punto, si precisa che il valore di un bene si ottiene dalla sommatoria dei suoi flussi di cassa attesi, attualizzati a un montante, che considera la loro distribuzione temporale estesa fino a comprendere un orizzonte temporale adeguato. I flussi di cassa attesi si identificano nella differenza algebrica dei flussi in entrata, cioè i ricavi, e i flussi in uscita, cioè le spese operative. In particolare, i ricavi vengono di norma individuati facendo specifico riferimento all'analisi dei risultati potenziali e o all'analisi comparativa di mercato, mentre i costi, cioè le spese operative, da detrarre dai suddetti ricavi lordi, si identificano in quelli relativi all'esercizio, nel caso di sfruttamento della cava, e all'emanazione e alla manutenzione, ai costi di ammortamento di impianti e macchine, alle spese amministrative e di gestione direttamente correlati all'immobile e infine ovviamente ai costi di ripristino e di recupero ambientale. Il tasso al quale vengono scontati i flussi costituisce uno dei punti più delicati del procedimento assunto. Invero sono sufficienti modesti scostamenti nel tasso per provocare sensibili variazioni sul valore del capitale e pertanto si dovrà fare particolare attenzione nella determinazione di questo termine nella formula. Al fine di tenere obiettivamente conto della variabilità di tale elemento, il tasso di attualizzazione viene di norma accertato tenendo conto del fatto che la remunerazione attesa per un qualsiasi tipo di investimento è direttamente proporzionale al livello di rischio associato al medesimo. Da ultimo, in linea generale, si deve accertare il valore finale di uscita che in ambito immobiliare riveste particolare rilevanza nei giudizi di stima, in quanto spesso tale componente risulta di consistente entità. Nella fattispecie, però, si è ritenuto corretto non determinare alcun valore dal momento che il percorso autorizzativo prevedeva all'esaurimento dei volumi scavati il recupero ambientale del sito. Però, nel caso relativamente alla porzione compresa tra la quota effettiva di scavo da parte dell'ente espropriante, come abbiamo detto 25 metri, e quella di potenziale sfruttamento in base alle caratteristiche oggettive del giacimento stesso, metri meno 40 metri, si è ritenuto corretto assumere un giusto valore da scontare e ponderare opportunamente. Vediamo ora gli aspetti particolari. Il criterio che muove da riferimento al valore di mercato del materiale ricavato a seguito dell'approvazione della cava di prestito espropriata, sotto deduzione dei costi di estrazione e di recupero ambientale, ricalca di fatto, almeno nelle linee principali, l'effettiva attività posta in essere dall'ente espropriante al fine di sfruttare la cava a diretto servizio dell'opera pubblica. Relativamente alle assunzioni da operare, finalizzate allo sviluppo dei conteggi stimativi, si evidenzia come queste, in base ai noti principi della dottrina, debbano però fare riferimento al principio dell'ordinarietà
e non alla effettiva e concreta attività estrattiva messa in atto dall'ente espropriante, attività che per motivi legati alla specifica finalità e tempistica realizzativa dell'opera pubblica potrebbe aver comportato investimenti, cicli di lavorazioni, utilizzo del materiale, eccetera, non ordinari. In altre parole, ribadendo di dover fare riferimento al valore del materiale ricavato a seguito dell'esproprio sotto deduzione dei costi di estrazione e di recupero ambientale, e fermo restando il fatto che l'autorità espropriante ha utilizzato direttamente il materiale estratto ai fini dell'esecuzione dell'opera pubblica, sottraendolo pertanto alla proprietà, la determinazione del vantaggio conseguito dall'autorità medesima e da considerare del tutto paritetico al danno patito dal soggetto espropriato, deve essere determinato in base alle caratteristiche di ordinarietà sia della qualità dei materiali di giacimento, sia dei costi di estrazione, dei tempi e degli ipotetici ricavi derivanti dalla vendita di tale materiale. In seguito si riportano i fattori assunti per il calcolo dell'indennizzo. Il sito è stato considerato immediatamente scavabile dall'autorità espropriante in forza del progetto di realizzazione della nuova arteria. In particolare, la consistenza autorizzata dei volumi estraibili è risultata pari a 1.900.000 metri cubi. In merito alla tipologia del materiale scavato da porre sul mercato, poiché la cava di prestito è stata di fatto strumentale per l'ente espropriante alla realizzazione della nuova arteria viaria, nonostante le acclarate ottime qualità del giacimento, il materiale estratto non è stato utilizzato nel mix ottimale, ma è stato in prevalenza o interamente utilizzato quale non lavorato per rilevati. È evidente che in base al citato principio della ordinarietà, tale utilizzo non sia assumibile nello sviluppo dei relativi conteggi estimativi. Invero, l'attività estrattiva ordinaria avrebbe valorizzato le caratteristiche del materiale del giacimento, che come detto presenta qualità idonea ad un uso finito lavorato, anziché solamente non lavorato. Pertanto, si è ritenuto corretto ipotizzare un mix di materiale tra materiale finito e lavorato e finito e il rimanente materiale non lavorato per rilevati. I tempi ritenuti ordinari per lo sfruttamento della cava sono stati così articolati: mezzo anno per la messa a regime delle attrezzature per la lavorazione, 4 anni per l'estrazione e la lavorazione del materiale, 1 anno per il completamento dell'attività e per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale. In totale quindi si ha un orizzonte temporale di 5 anni e mezzo. In relazione a quanto precisato in merito al periodo di orizzonte temporale, i volumi di produzione e di utilizzo anno sono risultati pari a tonnellate 900.000 annue, in base a ordinarie assunzioni, cioè alla produzione giornaliera garantita, ai giorni annui di attività e alla produzione annua. Per l'ammortamento del costo degli impianti, in relazione sia al mix ipotizzato sia ai volumi di produzione annui, è stata esperita un'approfondita indagine presso tecnici esperti della specifica attività finalizzata alla determinazione dei costi annuovi degli impianti e delle macchine necessari allo sfruttamento della cava in esame. Di poi, come consuetudine, è stato assunto il modello lineare dell'ammortamento in funzione della vita media di esercizio dei suddetti impianti e macchine. Si è potuto pertanto identificare la quota annua di ammortamento. È stato di poi possibile determinare il prezzo medio di vendita, franco partenza, considerando ricavi e costi costanti nel periodo di riferimento, sulla base di indagini esperite ed assumendo specifiche entità unitarie per il materiale lavorato e finito e per il materiale non lavorato da utilizzare per rilevati. Il valore unitario utilizzato nei conteggi estimativi è stato ponderato in relazione al mix di materiale ipotizzato. Per i costi di estrazione e lavorazioni, questi sono stati individuati sulla base di indagini specificatamente esperite, prendendo a riferimento le relative entità unitarie complessive. Da ultimo, per i costi necessari per il ripristino ambientale, considerando un costo medio convenzionale correlato ad interventi assimilabili, si è ottenuto il relativo costo complessivo.
In merito al tasso di attualizzazione a moneta costante, questo è stato accertato in base ai profili di rischio urbanistico, mezzi propri, e di rischio investimento, mezzi di terzi, che hanno permesso di stimare per lo specifico caso un saggio dell'ordine dell'8%. Sviluppando il modello valutativo in base alla tecnica del discount cash flow ed utilizzando i dati scientificamente accertati nei punti precedenti, si è pervenuti a un valore complessivo del cavata di euro 8 milioni e mezzo. Si è analizzata da ultimo la porzione residua del giacimento, non utilizzata dall'ente espropriante. Come in precedenza è stato accennato, lo scavo autorizzato ed attuato dall'autorità espropriante prevedeva una profondità massima di 25 metri. Di contro, l'indagine geologica dimostrava come il sito fosse cavabile fino a una profondità di 40 metri. Tale aspetto è stato pertanto confermato, peraltro confermato dalla quota di scavo di una cava limitrofa. Ne derivava dunque che dopo i ripristini ambientali l'ente espropriante avrebbe abbandonato una porzione del giacimento che sotto il profilo della ordinarietà sarebbe stato estratto per essere lavorato e venduto sul mercato. Il materiale non estratto è stato quantificato in oltre 1.100.000 metri cubi. Si esamina anche in questo caso lo specifico quadro normativo di riferimento. Come in precedenza rilevato, laddove l'esproprio sottragga al soggetto ablato l'intera proprietà, comprensiva quindi dell'intero giacimento incluso il materiale non scavato, unitamente al soprassuolo e al terreno sottostante la cava, anche la porzione residua del giacimento dovrà costituire oggetto di indennizzo, secondo i medesimi parametri delineati con riferimento al materiale effettivamente estratto. Configurandosi quindi il giacimento come un bene produttivo strumentale all'esercizio dell'attività aziendale, lo stesso deve essere indennizzato sia per la parte del materiale effettivamente estratta, sia per la parte residua, che pur potendo essere ancora scavata e utilizzata, è stata sottratta alla proprietà con definizione del procedimento espropriativo. Per la determinazione dell'indennizzo è necessario accertare i seguenti elementi. La volumetria residua considerata pari nel caso, come dianzi evidenziato, a 1.100.000 metri cubi, e il valore unitario. Il valore unitario che si identifica nel valore di esproprio già accertato. Nella fattispecie, però, considerando che si tratta di una volumetria aggiuntiva a una parte già autorizzata, è corretto assumere un valore unitario inferiore rispetto a quello determinato per il giacimento di metri cubi 1.900.000 interamente autorizzato. Questo è stato determinato assumendo prudenzialmente un ulteriore periodo dell'ordine di 10 anni necessario per l'autorizzazione, lo sfruttamento, il ripristino ambientale e quant'altro. Pertanto, assumendo il medesimo saggio in precedenza accertato, è stato possibile ottenere il valore del giacimento residuo pari ad euro 3 milioni. In analisi, si fa rilevare come la risultanza complessiva dell'indennità spettante alla società proprietaria, ottenuta considerando sia aspetti giuridici che tecnici corretti, unicamente in relazione al giacimento esistente nel sottosuolo del fondo espropriato, fosse obiettivamente diverse volte superiore al valore agricolo originariamente proposto dall'ente espropriante. Faccio un particolare ringraziamento al collega, dottor ingegnere Giacomo Nanni, che attivamente e proficuamente ha partecipato all'elaborazione del giudizio di stima originale. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno.